Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare news. Oggi parleremo di un elemento fondamentale per realizzare le vostre borse che ci avete chiesto davvero davvero in tante e sono le zip per le borse. E andiamo a vedere tutti i loro particolari. Vediamo quindi nel dettaglio queste zip per borse. Come vedete ci sono di tantissime misure, davvero un assortimento così non si trova quasi da nessuna parte, diciamo. Infatti partiamo con la zip più corta che è da 20 cm, poi la 25, la 30, 35 e infine addirittura la 40. Queste zip sono molto particolari in quanto hanno tutti questi fori che servono appunto per poterla applicare alla vostra borsa. Il finale, il terminale, come vedete è tutto cucito ed è davvero una zip artigianale, made in Italy. Questo è molto molto importante da non confondere con un prodotto di importazione. La zip è una spirale in nylon con cararmato 3,5 e il cursore è sempre in argento, è davvero sfila che è una bellezza. Come vedete ci sono tantissime misure, ma visto che la Tessiland ama fare sempre le cose in grande, ci sono tantissimi colori che adesso vediamo nel dettaglio. Vediamo quindi i colori che sono grigio, bluette, avio e navy. E poi abbiamo il marrone, il tortora, il cuoio e il beige. E poi abbiamo il bianco, il panna, l'avorio e il tiffany. E poi abbiamo il cipria, il rosso, il bordeaux e l'intramontabile nero. Come ben avete visto, ce n'è di tutti i tipi, di tutti i colori, nel vero senso della parola. Ricordatevi sempre che questi piccoli forellini che vedete qui servono per cucire la vostra borsa. Utilizzate quando utilizzate il cordino, non fate fare troppi passaggi perché potrebbero usurarsi visto che questa è similpelle, ma per il resto avete davvero un prodotto ad hoc. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social. E noi ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. Ciao!